bella idea. Bella idea, andare tutti quanti da Floridea. Floridea. I tutorial di Natale di Floridea. Flori Natale di Floridea. Oggi trattiamo un tema che è tornato in auge, parliamo del presepe. Lo facciamo insieme a Tommaso Piacenza, che ci racconta come si costruisce un presepe. È un momento sicuramente bello per la famiglia, per gli amici, trovarsi a realizzare questo presepe. Ma quali sono gli elementi che ci servono per costruirlo? Intanto trovare il posto giusto, giusto? Sì, bisogna trovare ovviamente il posto giusto, e può essere anche una tavola se si vuol fare bello grande, ma basta anche in sopra di un mobiletto, insomma, per collocare un presepe. Tommy, il presepe può essere fatto naturalmente grande, piccolo, su una tavola, ovunque, ma quali sono gli elementi che servono per costruirlo? Gli elementi fondamentali possiamo dire che sono il sughero, la carta roccia e il muschio, direi che è fondamentale per un buon presepe. Dopo aver fatto il fondo con la carta roccia, il muschio, il sughero, la cosa divertente da fare con la famiglia o con gli amici è quella di mettere tutti gli oggettini. Ma quanti ce ne sono? Ce ne sono tantissimi qui da noi. Ma quali sono i personaggi necessari per fare un presepe, anche piccolino? Sicuramente la Sacra Famiglia. E poi con l'arrivo dell'Epifania il 6 di gennaio si possono aggiungere anche i Re Magi. Non dimentichiamoci che possiamo aggiungere tranquillamente anche tanti pastori, qualche animaletto che insomma può completare al meglio il presepe. Tommy, oltre ai personaggi ci sono anche tanti elementi che sono anche scenografici. Sì, qui da noi abbiamo tanti accessori che praticamente fanno dei giochi di luce e di movimento. Un esempio potrebbero essere i ruscelli, le fontane e anche dei personaggi che si muovono e che ricreano un attimo i vecchi lavori che si facevano a quei tempi, insomma, come il fornaio, l'artigiano e altri personaggi in movimento. Ma per chi è un po' più pigro ma non vuole rinunciare al presepe, come si può fare? Non c'è nessun problema, abbiamo già le natività pronte, fatte in tessuto e anche fatte in resina, e quindi ci sarà da divertire anche per loro. Anche per i pigri come me? Sicuramente sì, anche per te Elisa. Ma ci sono anche quelli molto molto bravi che hanno fatto del presepe un'arte, qui ci sono oltre 2000 accessori per realizzarlo. Certo, abbiamo tantissimi accessori e qua vi garantisco che chi ha la passione per il presepe trova tutto. Può trovare tutto e si divertirà anche molto a completare il suo presepe. Sarà allora un vero divertimento realizzare il vostro presepe a casa o fuori casa, grazie al Garden Floridea.